professionista. Non è la prima volta che faccio Carmen, ma ogni volta che la faccio cerco di trovare qualcosa in più, stimolata dai miei colleghi, partner, dal maestro, dalla regia. È sempre una nuova scommessa, una scoperta, una voglia di trovare, indagare, approfondire un personaggio che mi ha sempre affascinato. Già dalla lettura semplicemente del romanzo di Mérimée Alevi, già da lì poi partire e approfondire quello che è la musica, le parole. Carmen dice la cosa più bella, parla della cosa più bella dell'essere umano, che è la libertà. E la chiave di volta, secondo me, è proprio questa: dire al mondo che l'essere umano è libero. È libero nel rispetto ovviamente dell'altro e anche la tematica del femminicidio è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Morire in quel modo sul palcoscenico non è soltanto una rappresentazione teatrale, perché purtroppo avviene molto spesso nella vita attuale. Quindi quando mi trovo anche a fare quell'ultima scena, quell'ultimo dramma, cerco sempre di non essere falsa, di non essere così superficiale, ma sempre rimanendo ovviamente con un occhio esterno, capire e provare fino in fondo quello che è la violenza maschile a volte. Purtroppo nella vita non c'è solo bellezza, ma in Carmen c'è anche dramma. Fino a lì ovviamente è tutto bello, è tutto stimolante, divertente, ci sono anche episodi simpatici con i ragazzi del quintetto, il Dancairo, Remendado, la Fraschita, Mercedes, ci sono tante componenti che rendono viva, viva questa musica, viva quest'opera, perché non a caso anche Nietzsche era un fan della Carmen, in quanto mostro sacro, mostro di vitalità. Ecco, noi speriamo di renderla viva il più possibile, entusiasmante e coinvolgente. Venite tutti a teatro perché ne vale la pena.